Cari amiche e cari amici, rubrica settimanale del simposio con Don Curzio e il professor Francesco Lamendola. Buongiorno, Don Curzio. Sente? Buongiorno, buongiorno a voi, sento benissimo, grazie. Buongiorno, professor Lamendola. Buongiorno, un saluto a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Allora, cari amiche e cari amici, una serie di simposi sarà adesso sulla Pascendi Dominici Gregis. Se non l'avete ancora visto, vedete il video introduttivo dove c'è Don Curzio che spiega un po', direi, i caratteri principali, una connotazione storica della Pascendi Dominici Gregis e anche di San Pio X. E la troverete in questa stessa playlist che si chiama proprio Il Simposio, dove raccoglieremo tutti gli incontri settimanali che faremo. La Pascendi Dominici Gregis, vi dicevo, un'enciclica di Pio X, datata 8 settembre 1907, contro il modernismo cattolico, che viene definito proprio sintesi di tutte le eresie. E quindi è il documento tra i più importanti della politica modernista, ma anche tra i più importanti, credo, nell'intera storia della Chiesa, perché quello che proprio trasforma completamente quella che era una cultura bimillenaria, insomma, una tradizione soprattutto bimillenaria. Perché ho deciso di proporvi la Pascendi? Perché ho notato che anche su altri siti cattolici si commenta sempre dal Concilio Vaticano in poi, però è molto importante cosa è successo prima del Concilio Vaticano. È chiaro che non è possibile nominare un periodo storico senza far riferimento all'altro, però diciamo che in questi simposi porremo l'accento soprattutto su questa enciclica fondamentale che mi ha colpito perché è una lunga profezia. È incredibile la visione ampia che aveva Pio X prima del Concilio Vaticano II e come già si rendesse conto di tutto quello che sta accadendo adesso. Quindi è un'enciclica che ho visto che i cattolici conoscono pochissimo e che invece gli dedicheremo proprio più incontri del simposio perché va assolutamente conosciuta se si vuole capire anche cosa sta accadendo nella Chiesa, scusate, dei nostri giorni. È un'enciclica lunghissima, quindi ho fatto delle sintesi, trascrivendola anche in italiano moderno, perché era scritta in italiano raffinato del tempo, in italiano aulico, che era quello anche utilizzato da Benedetto Croce, però è cambiato, ma è impressionante vedere nel giro di poco più di 100 anni quanto sia cambiato anche il modo di scrivere proprio la forma anche dell'italiano. Allora, comincio a leggere la prima sintesi, che è proprio l'apertura della Pascendi, e poi chiederò il commento al professor Lamendola e a Don Curzio. L'ufficio di guidare il gregge del Signore ha, fra i primi doveri imposti da Cristo, quello di custodire con molta attenzione il deposito della fede trasmessa ai santi, ripudiando le novità degli uomini e della falsa scienza. Uomini perversi, seducenti nel loro parlare errato. Ci sono sempre stati, ma mai come in questi ultimi tempi è cresciuto oltre misura il numero dei nemici di Cristo, che con astuzia desiderano rendere vana la virtù vivificatrice della Chiesa e scuotere dalle fondamenta lo stesso Regno di Gesù. Comincia il professor Lamendola, prego. Allora, l'enciclica Pascendi è stata preceduta dal decreto Lamentabili qualche mese prima, nel luglio del 1907. E non molti cattolici sanno che prima ancora, nel 1899, Leone XIII, con la lettera apostolica Pestem Benevolentiae, rivolta al cardinale Gibbons, aveva condannato l'americanismo. L'americanismo è un'altra eresia della quale si parla poco, ma che in effetti ha in sé il nucleo essenziale di quella che sarebbe stata l'eresia modernista. Come
Cosa si può dire? Il nucleo essenziale è fondamentalmente il venire a una qualche forma di accomodamento, di compromesso con la cultura moderna, con la mentalità moderna, quindi con lo storicismo, con lo scientismo, con tutte le inevitabili conseguenze che ciò implica per la dottrina e per la fede. Quindi Gesù viene storicizzato. Quindi le verità rivelate vengono sottoposte al vaglio della scienza. Quindi uno stuolo di biblisti, zelanti, neomodernisti si mettono a cavillare pagina per pagina del Vangelo, miracolo per miracolo, cosa è possibile, cosa non è possibile, cosa deve essere creduto, cosa non può essere creduto. E naturalmente per questa via si arriva al sovvertimento completo del cattolicesimo, della fede cattolica. Si arriva alla totale sottomissione della dottrina alla storia e alla scienza, e quindi si arriva di fatto alla distruzione della dottrina stessa. È inevitabile che una volta imboccata questa strada, Gesù appaia come una figura storica, eccezionale finché si vuole, comunque una figura umana, che sono poi le posizioni oggi sostenute da Enzo Bianchi o dallo stesso Bergoglio nella famosa intervista a Scalfari, Eugenio Scalfari, che poi goffamente la segreteria, l'ufficio stampa Vaticano ha smentito, ma il diretto interessato non risulta che abbia mai, che sarebbe stato suo preciso dovere, se una alterazione del suo pensiero vi fosse stata, non risulta che abbia mai smentito. Scusi, professor Lamendola, a quale si riferisce? Perché ci sono state più interviste con. Certo. Mi riferisco a quella nella quale Eugenio Scalfari disse testualmente: chi come me ha avuto la fortuna di frequentare più volte Papa Francesco sa che egli ritiene che Gesù, una volta incarnato, era semplicemente un uomo. Sa quindi che la sua figura deve essere vista come quella di un uomo e non come quella di un Dio. Quindi logica conseguenza di ciò è niente resurrezione. O meglio, la foglia di fico del dire, come ha detto Bergoglio esplicitamente, che mentre la morte di Gesù è un fatto storico, di cui abbiamo attestazioni storiche, la sua resurrezione è un atto di fede. Qui viene fuori la doppia verità, no? Il gesuitismo nel senso deteriore della parola, cioè l'escamotage di salvarsi dall'accusa di eresia con un trucco linguistico, dove si capisce benissimo che, messa la questione in questi termini, non c'è stata, si ritiene che non ci sia stata nessuna resurrezione. A quel punto ha ragione San Paolo: se Gesù non è risorto dai morti, la nostra fede è vana, e quindi possiamo tranquillamente, i cattolici possono sbaraccare e dedicarsi a qualcos'altro, perché la loro fede non ha più ragione d'essere, se non quella, come oggi vediamo, se non nel senso di coniugarla in termini ambientalisti, politici, sociali, mondialisti, migrazionisti, vaccinisti, perfino vaccinisti, chi più ne ha più ne metta. Insomma, San Pio X, che è stato accusato di essere un papa oscurantista, reazionario, si vada a vedere qualunque enciclopedia, qualunque libro di autore cattolico, quasi qualunque. E si vedrà con quanto imbarazzo, no? Sì, pur riconoscendogli determinate qualità umane, perfino riconoscendogli per la verità molto malvolentieri, obtorto collo, anche la santità sul piano delle virtù eroiche, sul piano personale, però con quanto imbarazzo e con quanto fastidio anche si passa ad affrontare l'argomento della Pascendia e della sua lotta al modernismo. Ernesto Buonaiuti, il capofila dei modernisti italiani, nelle lettere da lui mai riconosciute come sue, ma in effetti sue, lettere di un prete modernista, arrivò a dire che in Pio X c'era tutto il rancore e l'ignoranza di un parroco, di un ex parroco di campagna che non sopporta l'intelligenza, e da cui, frase da cui traspare il peccato capitale dei modernisti, cioè la superbia intellettuale. Loro si ritengono i depositari di un livello di verità religiosa più alto, no? Un po' come ha insegnato Hegel, no? Perché Hegel ha insegnato che la filosofia sta un gradino più in su della religione. Ebbene,
questo ex curato di campagna che effettivamente ha fatto tutta la gavetta, diciamo, no? Da parroco a vescovo, patriarca di Venezia, infine papa, aveva anche per la sua estrazione sociale modesta, figlio di un portalettere proveniente da una società rurale come era la regione di Castelfranco, in provincia di Treviso, in quegli anni, no? Cioè alla fine dell'Ottocento, verso la metà dell'Ottocento. Era un uomo, lo ha ricordato in una intervista a Monsignor Williamson, di un buon senso istintivo, sano, come quello dei contadini di una volta, per cui aveva capito benissimo che il modernismo, primo, non era quel movimento innocuo, mite e mansueto, che voleva soltanto, no, chiedere, diciamo, il minimo sindacale, cioè un certo adeguamento della dottrina cattolica ai progressi della scienza, della storia, della civiltà moderna. Secondo, che aveva visto che attraverso la diversità di posizioni, perché effettivamente i modernisti non formavano un fronte unitario, c'era però una volontà di fondo unitaria, quella di scalzare dalle fondamenta la dottrina cattolica sotto le apparenze di volerla semplicemente rinnovare, custodire e rinnovare. Quindi un Ecco, vero e proprio forse. tradimento nei confronti dei fedeli. Sì. Adesso riprenderemo poi perché la seconda sintesi riprende proprio da questo esatto punto. Don Curzio, tra l'altro, nella sua vita il nome di San Pio X l'ha accompagnata sin dalla giovinezza. Prego. Ancora prima, mia nonna l'ha conosciuto personalmente Dai. perché era di carattere molto vivo e dovettero metterla in collegio a Roma e finì al Maria Bambina proprio davanti a San Pietro. In Ecco da chi questo ha preso Don convento Curcio, ha un carattere molto vivo. Mi scusi. alloggiavano le sorelle di San Pio X e il segretario, Monsignor Parolin, che era il segretario personale, il nipote di San Pio X. E siccome mia nonna anche lì in collegio difendeva la cugina, che era abruzzese anche lei, allora le romane la prendevano in giro perché San Pietro, essendo abruzzese, lei lo pronunciava San Pietro e le romane la prendevano. La cugina, che è di carattere era timidina, piangeva. Allora mia nonna le prendeva per le trecce e menava. Le suore naturalmente dicevano a mia nonna che era cattiva. San Pio X venne all'improvviso a far visita alle sorelle. Mia nonna ruppe le righe e disse: Santità, mi dia una benedizione perché le suore mi dicono che sono tanto cattiva. Che meraviglia. San Pio X chiese: Ma chi è questa qui? E le suore dicono: La numero 22, che a Roma 22 è il numero dei pazzi. A San Pio X le mise le mani in testa, dette una benedizione speciale, disse: Ah, questa numero 22. Per cui mia nonna ha avuto sempre una grande devozione e ha assistito alla riesumazione del corpo per caso, perché era andata con l'altra nonna, quando poi la figlia di nonna Ida, di questo episodio, sposò mio padre, le due consuocere andarono a vedere la ricognizione del corpo avvenuta nel 44 a San Pietro, poi Pio X fu beatificato nel 51. E quando tutti furono fatti uscire, c'era presente Monsignor Alfredo Ottaviani, che non era ancora cardinale, mia nonna e l'altra nonna si nascosero dietro una colonna. Quando se ne accorsero i sanpietrini, dicevano: Beh, oramai restate qui. E quindi videro tutta la riesumazione. E quindi a casa c'è una grande devozione a San Pio X, già a partire dai nonni. E Bene. poi Allora, venuto San Pio X, icon di Monsignor Lefebvre, che ha messo la fraternità sotto la protezione di San Pio X. fantastico. Questi aneddoti sono deliziosi, deliziosi. Oltretutto, lei in una precedente intervista mi aveva detto: non voglio assolutamente parlare di me, mandandomi anche un po' in crisi perché. E invece la ringrazio veramente perché questi aneddoti sono deliziosi, deliziosi. Allora, passo alla seconda sintesi, che starà a lei commentare per primo questa volta, Don Curzio. Per questo non possiamo più tacere che i fautori dell'errore oggi non sono da ricercarsi tra i nemici dichiarati,
ma si celano nel seno stesso della Chiesa, tanto più pericolosi quanto meno sono in vista. Alludiamo a sacerdoti e laici cattolici che fingono per amore della Chiesa di volerla riformare, deformando in realtà ciò che è più santo nell'opera di Cristo, che con ardimento sacrilego rimpiccioliscono fino alla condizione di un puro e semplice uomo. Tra l'altro mi sembra che, ora non vorrei sbagliare, ma già Pio IX aveva parlato di un'infiltrazione, aveva parlato perfino di carboneria, infiltrazioni della massoneria all'interno della Chiesa. E questa è una visione veramente molto lucida, quello che ho letto, che denota proprio una consapevolezza di quello che stava accadendo di terribile. Quindi immagino anche in un sant'uomo come Pio X la sofferenza che abbia potuto provare nel vedere l'inizio di questo scempio. Prego, Don Curzio. Giustamente lei ha messo bene in luce questo incipit di San Pio X. Lui comincia così: l'ufficio apostolico, il munus, il compito, o l'ufficio, perché è la stessa cosa poi, che ho ricevuto da Dio come successore di San Pietro, vicario di Gesù Cristo, mi obbliga ad affermare la verità e a condannare l'errore, perché non si può affermare la verità se non si condanna l'errore. Voi avete insegnato come maestri alle scuole elementari, che è la scuola più importante, molto di più dell'università che ci sia. Se non aveste potuto correggere un bambino che avesse detto 2 più 2 fa 7, non avreste potuto insegnare la verità. Quindi la Chiesa ha sempre definito e condannato. Io definisco che Dio è uno e trino e condanno coloro che negano la Santissima Trinità. Quindi ecco che l'ufficio di San Pio X era proprio questo qui. Scrive l'Encilica nel 1907, è stato eletto nel 1903. Affermare la verità, condannare l'errore. Ora, quello che constata e dice: non possiamo più tacere, perché il Papa ha constatato che il modernismo ha preso sempre di più piede all'interno della Chiesa. Gli erranti oggi non stanno fuori della Chiesa come ai tempi di Lutero, ma già era iniziato con il giansenismo. Monsignor Antonio de Castromayer, l'abbiamo pubblicata anche su Sì Sì No No, col motore di ricerca si può trovare, La Terza Forza, una bella lettera pastorale al clero di Campos, in cui dice: il padre del modernismo è il giansenismo. Cosa voleva fare il giansenismo? Rendere protestante la Chiesa infiltrandosi dentro la Chiesa. Lutero è uscito. Il giansenista è un luterano più rigorista e morale, però vuol rimanere dentro la Chiesa per cambiare la Chiesa dal di dentro. Fu scoperto il giansenista, fu condannato da Roma. Allora uscì fuori la Terza Forza. Terza Forza erano dei vescovi cripto-giansenisti, che erano giansenisti in privato, in segreto, che pubblicamente facevano finta di essere sottomessi al Papa a Roma, ma il loro compito era quello di riparare dalle condanne ai giansenisti, di mantenerli nelle loro cariche, sacerdoti, direttori di seminario, vescovi, e di tentare la scalata nella Chiesa. Poi purtroppo questo fenomeno pian piano è scoppiato verso la fine dell'Ottocento, come diceva il professor Lamendola, e fu condannato da Leone XIII. L'americanismo è il modernismo ascetico. In Testa in Benevolenze il Papa condanna questo modernismo ascetico. Arriva San Pio X. San Pio X vede, lui viene dalla gavetta, ha fatto il parroco a Tombolo, è arrivato poi ad essere vescovo, arcivescovo, patriarca, papa, conosceva molto bene l'ambiente. Ebbene, San Pio X ha capito e ha visto come si erano infiltrati i modernisti. Allora sbotta e dice: non possiamo più tacere. Come papa, avendo questo ufficio, questo compito, questo munus apostolico di essere vicario di Pietro, vicario di Gesù, io debbo condannare l'errore, affermare la verità. E oggi gli erranti stanno dentro la Chiesa. Parla di sacerdoti qui nella Pascendi, più in là parlerà anche di vescovi che purtroppo
c'è stato il vescovo di Milano, l'arcivescovo di Milano, cardinale Ferrari, che ha polemizzato con San Pio X. E anche il vescovo Tedeschini, al quale San Pio X rispose con rispondo punto per punto. Lui fece una lettera pastorale in cui criticava, da vescovo, criticava San Pio X, San Pio X rispose con questa lettera apostolica rispondo punto per punto. Pubblicata anche questa su Sì Sì No No. Basta andare Sì Sì No No e si vide nel portale web col motore di ricerca. Questi non sono più nemici dichiarati, ma stanno nel seno della Chiesa. Sono tanto più pericolosi quanto meno sono in vista. Sembrano miti, in realtà non lo sono. Sono delle vipere velenose. Se posso raccontare un aneddoto... Sì, assolutamente. Aneddoti a volontà. Tutto il tempo che vuole. Monsignor Lefebvre ci dice che lui capì la gravità del Concilio Vaticano II quando ci fu il celebre scontro tra il Cardinal Bea e il Cardinal Ottaviani, perché Bea presentò lo schema sulla libertà delle false religioni e Bea dirigeva il segretariato per l'unione con i non cristiani. Ottaviani dirigeva invece il Santo Ufficio, la congregazione che studiava la fede. E lì, quando Bea presentò questo schema, si alzò Ottaviani, che poi insegnava diritto pubblico ecclesiastico, quindi la materia era specializzato in questa materia, i rapporti tra Stato e Chiesa, e aveva sempre insegnato la tolleranza dell'errore, mai la libertà per l'errore, come la Chiesa ha sempre insegnato, come sta nella Scrittura. E Ottaviani gli disse davanti a tutti, lei non aveva il diritto di presentare questo schema direttamente, perché è uno schema dottrinale e quindi deve passare per il Santo Uffizio, al che si alzò in piedi Bea. Bea era piccolo, era vecchio, sembrava un moribondo, ma durante il concilio, ci diceva Monsignor Lefebvre, lasciava esterrefatti per la vitalità. Prendeva continuamente l'aereo, andava da Roma a New York, ritornava a Roma, sempre pieno di salute, quando sembrava un uomo all'estremo delle forze e della vita. Ottaviani era un omone grande e grosso che da ragazzo aveva fatto anche lotta greco-romana e lì si dovette mettere in mezzo il cardinale Ernesto Ruffini, perché Ottaviani, col carattere che aveva, stava per, purtroppo si mise in mezzo Ruffini e Bea ancora fece danni. E Bea rispose proprio dicendo: io per principio sono contrario alla sua tesi, ma la tesi di Ottaviani era quella insegnata dalla Santa Scrittura, la tradizione, dal Magistero della Chiesa sino a Pio XII. Non c'è libertà per l'errore, solo tolleranza. Quindi vedete quanto Bea, che era stato confessore di Pio XII, perché sembrava un tradizionalista, un conservatore, si era mascherato. Arrivato al concilio, quando Pio XII è morto, il Papa è Roncalli, che sta dalla parte di Bea, amicissimo di Bea, getta la maschera, sfida apertamente davanti a tutti i cardinali il prefetto del Santo Uffizio. E allora Ruffini e gli altri cardinali dicono: qui la situazione è molto grave, perché c'è uno scontro frontale tra due cardinali, quindi bisogna rivolgersi al Papa. Purtroppo il Papa era Roncalli e dette ragione a Bea piuttosto ad Ottaviani. Quindi ecco, vedete la gravità di questa infiltrazione e quanto siano tanto più pericolosi quanto meno in vista. Fanno finta di essere incerti e in realtà sono molto determinati e molto cattivi. Sì. Visto che ci siamo, prima di dare la parola al professore, voglio raccontare anche un piccolo aneddoto, certo non con nomi così importanti come quelli citati da lei, ma un ricordo di mia nonna, perché anche mia nonna era abruzzese, una contadina che sapeva stento leggere e scrivere, ma aveva sempre il rosario in mano, sempre, sempre, me la ricordo sempre con il suo rosario in mano, e che mi diceva, l'ho citato in molti video, Marco Cosmo, con le molliche si fanno le pagnotte, ricordati sempre questo, e con le molliche si fanno le pagnotte. E ebbe una morte serena, serena, con il suo rosario in mano, circondata da dei figli, aveva avuto sei figli, e fino all'ultimo ci parlò del rosario,
vedendo questa morte serena, ecco, ho voluto raccontare questo piccolo aneddoto più che altro come testimonianza per gli amici che ci guardano. Perché non so adesso, mia nonna, se fosse vissuta in questo periodo, non so neanche se avrebbe avuto la capacità di comprendere quello che sta succedendo, anche perché è molto mascherato. Parlano di Bergoglio i giornali in maniera totalmente deformata, no? Però sono sicuro che avrebbe reagito sempre e agito con il suo rosario in mano e con questa carica di serenità, che era anche una carica di saggezza, nonostante la sua scarsa cultura. Bene, allora, professor Lamendola, torniamo a noi. Chi sono questi sacerdoti e laici cattolici che fingono amore per la Chiesa? Che c'era una doppia morale, quindi, perché Pio X dice deformano la realtà, e parla perfino di ardimento sacrilego, pur di dire che Gesù è stato un uomo, e quindi negare la metafisica. Chi erano questi, professor Lamendola? Qui c'è veramente qualcosa che ha a che fare col Mysterium Iniquitatis. Perché, come è stato ricordato, essere contrari a una certa idea, avere opinioni discordi su una certa questione, è nella natura delle cose. Ma fingere di essere quello che non si è, simulare obbedienza alla propria Chiesa e fedeltà alla dottrina che essa professa, e lavorare nascostamente con una pazienza che ha qualcosa di sovrumano, parliamo di decenni, addirittura di secoli, perché le prime infiltrazioni massoniche nella Chiesa risalgono al 1600-1700, sicuramente, se non prima ancora, anche se la massoneria ufficialmente ancora nella forma moderna che conosciamo non esisteva. Tutto questo ha qualche cosa di, lo dico senza timore, qualcosa di pauroso. Perché è come se costoro eseguissero un disegno colossale, antichissimo, anticristico, il cui scopo finale è il più malvagio che si possa immaginare, cioè non soltanto contrastare la verità di Cristo, ma alterarla, inquinarla, sovvertirla, capovolgerla dall'interno, senza che la stragrande maggioranza dei fedeli e del clero stesso se ne rendano conto. Questo è diabolico, è infernale. Allora, come è stato detto prima, giustamente, da Don Curzio, il compito della Chiesa è affermare la verità e condannare l'errore. Così ha sempre fatto. Così si è sempre espresso il Magistero, così hanno sempre parlato i 20 concili fino al Vaticano I del 1870. Arriva il Concilio Vaticano II e improvvisamente la Chiesa, parentesi, un concilio che dice di essere puramente pastorale, e già qui si sente nell'aria un qualcosa che non va, che non quadra, perché da che mondo è mondo la Chiesa non ha mai convocato concili per ragioni puramente pastorali. I concili si convocano per serie, gravi ragioni dottrinali o disciplinari. Il più importante della modernità, quello di Trento, ha parlato per i successivi tre secoli, ha fissato punto per punto la dottrina cattolica, distinguendola da ciò che non è cattolico, da ciò che è protestante. Quindi un concilio puramente pastorale è quasi una contraddizione in termini. In realtà si tratta di un cavallo di Troia, con la scusa di aggiornare la pastorale, ecco la malizia infernale, perché la pastorale si può aggiornare, si deve anzi aggiornare, chiaramente non si può usare la stessa pastorale oggi che si usava 500 o 1000 anni fa. Si mirava in effetti a aggiornare, vale a dire a sovvertire, il dogma, la dottrina. Perché la dottrina non può essere aggiornata, la dottrina non è aggiornabile. La dottrina è quella, è stata fissata una volta per tutte nel corso dei primi secoli, fin nei dettagli, ribadita poi attraverso i numerosi errori della modernità. Abbiamo ricordato Trento
e il Vaticano I. E qui non si può non notare qual è stato lo strumento principale di questa perfida strategia di infiltrazione dissimulata, e cioè l'ambiguità. Il linguaggio del Vaticano II, si vadano a leggere in questa chiave di lettura i 16 documenti del Concilio Vaticano II, ben inteso se si è avuta contezza di qualche documento degli altri concili. Se si mettono a confronto i documenti di tutti i 20 concili che hanno preceduto il Vaticano II e quelli del Vaticano II, balza all'occhio il carattere ambiguo di tutte le affermazioni contenute in tutti e 16 quei documenti. Un'ambiguità che ha rivelato poi la sua ragion d'essere, e cioè permettere in un secondo tempo, in un secondo, in un terzo, in un quarto tempo, un poco alla volta, facendo breccia, finestra di Overton, no? Riuscendo a far passare lentamente, gradualmente ciò che, detto tutto in una volta, risulterebbe inaccettabile, susciterebbe allarme, susciterebbe reazioni, ciò che è inaccettabile, e cioè, in questo caso, un capovolgimento totale della dottrina. Benissimo fanno quei cattolici che si richiamano alla frase di Gesù Cristo: sia il vostro parlare sì, sì, no, no, tutto il resto viene dal diavolo. Ebbene, se tutto il resto viene dal diavolo, i documenti del Vaticano II sono pieni di cose che vengono dal diavolo, perché sono pieni di detto e di non detto, di potrebbe essere così, ma potrebbe essere anche colà. Si noti la frequenza con cui invece dell'indicativo si usa il condizionale. È tutto un insinuarsi mellifluo, quasi untuoso, di proposizioni che sembrano non avere valore cogente, sembrano non avere valore autoritativo, ma in effetti riescono a far passare in maniera subdola l'idea che è giusto, è bello, è buono aprirsi a nuove maniere di porsi di fronte alla società moderna, eccetera, eccetera. Il cardinale Bea è stato veramente il cavallo di Troia. Tutti parlano di Ranner, giustamente, sul piano teologico, no? Come cattivo maestro del concilio, e prima ancora, in un certo senso, Maritain, Jacques Maritain. Ma il ruolo svolto dietro le quinte da Bea, nello specifico, e cioè in particolare nella nostra etate, è stato ancora più micidiale, perché Bea è stato l'uomo del Binai Brit, gran amico dei rabbini, gran sostenitore di un dialogo giudaico-cattolico, che in realtà dialogo non era, era sottomissione al 100%, facendo passare l'idea della colpa collettiva dei cristiani nei confronti del giudaismo per la vicenda relativamente recente di ciò che era accaduto durante il nazismo e la seconda guerra mondiale, e che non c'entra nulla evidentemente con l'antigiudaismo religioso, l'antisemitismo politico, non ha nulla a che vedere con l'antigiudaismo religioso che la Chiesa cattolica non si è mai vergognata di professare, come non si è mai vergognata di dire apertamente che le chiese scismatiche, ad esempio quella luterana, e le religioni non cristiane sono false chiese e false religioni, sono fuori dalla verità, e che fuori dalla Chiesa non c'è la verità, quindi non c'è neanche la salvezza. Improvvisamente, dal Vaticano II in poi, questi concetti diventano impronunciabili. Passa l'idea del doveroso omaggio ai fratelli maggiori. Allora, praticamente le cose si sono svolte così. D'accordo Paolo VI, Bea ha fatto passare ai suoi amici rabbini un documento in bianco nel quale sostanzialmente si chiedeva loro: come lo vorreste un pronunciamento della Chiesa Cattolica nei confronti della vostra fede? Loro hanno buttato giù un documento di massima, quel documento di massima, con lievissime modifiche, è diventato la nostra etate, è stato approvato e ha stabilito un rovesciamento, ahimè, irreversibile, almeno fino ad oggi, dei rapporti, parliamo di rapporti dottrinali, che nulla hanno a che fare con il rispetto delle persone. La smettano questi signori di accusare di intolleranza, di pregiudizio, quasi quasi di razzismo, i cattolici che dicono che le altre religioni sono false religioni, o nel caso specifico, che nessun dialogo ci può essere con l'ebraismo.
Parliamo dell'ebraismo in particolare dell'era post-cristiana, quindi di un ebraismo fortissimamente talmudico, fortissimamente impregnato di elementi anticristici. È evidente che non ci può essere un dialogo con i seguaci della religione che decise il processo e la condanna a morte di Gesù Cristo. Ma non perché, come dire, i cristiani non perdonano, ma certo che perdonano. Gesù ha perdonato mentre lo inchiodavano, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quelli che non perdonano sono altri, non sono i cattolici, sono altri, quelli che non dimenticano anche dopo migliaia di Sì, anni sono altri. Ecco, ma perché questo dialogo è impossibile? Per il semplice fatto che la verità non è negoziabile e quindi non può essere vera sia la religione annunciata da Gesù Cristo, sia la religione che mise a morte, che volle la morte di Gesù Cristo. È evidente che non c'è qualcosa che non funziona in questo approccio, insomma. Quindi sottolineo l'ambiguità voluta di quei documenti, che pur non essendo apertamente eretici fino a un certo punto. Perché nella Dignitatis Humanae, per esempio, si afferma il principio della libertà religiosa che effettivamente è in contrasto plateale col magistero precedente, col magistero di sempre. Idem nella Nostra Aetate, in particolare i rapporti col giudaismo. Idem nella Unitatis Redintegratio, che riguarda i rapporti con le chiese separate, no? E cioè il falso ecumenismo già condannato da Pio XI con l'enciclica Mortalium Animos. Allora, 1928. Se il magistero ufficiale si pronuncia nel 1928 dichiarando l'ecumenismo qualcosa di radicalmente sbagliato, non per un atteggiamento di presunzione, di superbia, di chiusura, ma semplicemente per il motivo che ho appena ricordato, e cioè che non possono esserci più verità. Se ci sono più verità, allora non c'è più la verità di Gesù Cristo. Ed è evidente quindi che tutti i papi dal concilio in poi sono stati papi relativisti, che hanno avallato il relativismo, cioè l'idea che ci sono diverse verità, in questo caso in particolare verità di tipo religioso. Allora, da un lato notiamo la perfidia di questi signori che hanno tramato nell'ombra a lungo, per secoli, no? Per esempio, Bonaiuti, già ricordato, diceva: dobbiamo cambiare Roma con Roma. È una frase che ricorda, apparentemente innocua, in realtà di una perfidia diabolica. Tradotta significa: dobbiamo fare in modo che Roma non sia più Roma, che il Papa non difenda più la dottrina cattolica, che i cattolici non siano più veramente cattolici se non di nome. Ebbene, questa frase ricorda in maniera impressionante una frase simile contenuta in un documento dell'alta vendita della carboneria, nella quale si diceva: dobbiamo fare in modo, della metà dell'Ottocento, dobbiamo fare in modo di avere un Papa secondo i nostri desideri. È lo stesso Sì, concetto espresso da Bonaiuti, e ci sono riusciti. assolutamente. Io vado avanti con la lettura, tanto ho visto che Don Curzio prende appunti, quindi siccome è tutto collegato, sarà facile anche per Don Curzio fare riferimento anche agli appunti che ha preso. Allora, osservate il loro modo di operare. Sono pericolosi proprio perché agendo dall'interno della Chiesa cercano di confondere elementi. E qui c'è il discorso che ci ha appena fatto anche il professor Lamendola sull'ambiguità. Ma questa dell'ambiguità, spero che abbia raggiunto l'apice con i vari fratelli tutti, le varie dichiarazioni di Bergoglio. Spero che non si possa andare oltre quello che sta facendo questo uomo. Allora, cercano di confondere elementi. In apparenza conducono una vita esemplare. In realtà disprezzano ogni autorità e ogni freno pur di affermare una falsa coscienza, la quale non è amore per la verità, ma solo superbia e ostinazione. Per questo dobbiamo far conoscere a tutta la Chiesa chi sono realmente questi modernisti, che non presentano le loro dottrine in modo unitario, ma disgiunte l'una dall'altra, allo scopo di presentarsi come dubbiosi e incerti, mentre di fatto sono fermi e determinati. Don Curzio, qui sembra che San Pio X parli proprio di una strategia precisa, perché dice non presentano le dottrine in modo unitario, ma disgiunte l'una dall'altra, però invita alla presa di coscienza che c'è un gruppo che sa quello che sta facendo e che in realtà agisce unitariamente
seppure apparentemente in modo separato. Quindi sembra che si parli di una strategia proprio. Prego, Don Curzio. Certamente sì. Vedete, nella storia della Chiesa, nella storia sacra, chi è che ha finto, che ha simulato in maniera ipocrita, che si presentava bianco di fuori ma era nero dentro? I farisei. E il primo errore, la prima eresia condannata dal primo concilio della Chiesa, il concilio di Gerusalemme nel 49, ne parlano gli Atti degli Apostoli, sotto San Pietro. Che eresia era? Il giudeo-cristianesimo. Per essere veramente cristiani bisogna osservare il cerimoniale giudaico dell'antica legge. Questo è un errore che fu condannato. Basta la fede in Gesù, osservare i 10 comandamenti, ci si salva l'anima. Allora, questo errore antichissimo dei farisei, già sconfitti da Gesù, costoro tramavano e hanno infiltrato già la Chiesa Apostolica, tant'è vero che gli apostoli sotto San Pietro si sono riuniti a Gerusalemme in un concilio nel 49 e hanno condannato questa eresia. Poi c'è stato il fenomeno dei Marrani, già nel Medioevo. Chi erano i Marrani? Sono stati scoperti in Spagna. Erano degli ebrei che facevano finta di convertirsi al cristianesimo, soprattutto nella Spagna, che avevano scalato e la corte e la chiesa, erano diventati vescovi, anche cardinali, però erano rimasti interiormente ebrei. Quindi l'Inquisizione nacque proprio per quello, per scoprire il vero cristiano dal falso cristiano, il vero convertito dal falso convertito, e costoro furono condannati. E Gesù cosa dice di costoro? Voi avete per padre il diavolo, il Vangelo di Giovanni. Quindi sono volutamente ambigui, in apparenza sembrano buoni, anche molto pii, in realtà disprezzano ogni autorità, ogni Dio. Qual è l'autorità somma? Dio, il Papa, il Re, il Padre, il Maestro. Vedete il 68. Ecco perché i vari Capanna, eccetera, hanno detto: ma noi a Trento già nel 67, nel maggio del 67, quindi prima, un anno prima del maggio francese, studiavamo i documenti del Concilio Vaticano II. E in base a quelli abbiamo fatto la nostra rivoluzione studentesca, sessuale, eccetera, eccetera. E ecco che si disprezza l'autorità e si rompe, si scardina ogni freno dogmatico e morale. Mi ricordo che scrisse una lettera, si parlava di Buonaiuti, il professor Lamendola. Mario Soldati, lessi sulla stampa, sarà 30 anni fa. Mario Soldati gli diceva: io da giovane avevo problemi perché non riuscivo ad essere fedele a mia moglie. E per fortuna mi ha salvato Buonaiuti, perché stavo per abbandonare la chiesa, la pratica, e Buonaiuti mi disse che erano cose per il volgo, che io non ero tenuto alla fedeltà coniugale. Quindi sono riuscito a mantenere il cristianesimo con una certa libertà. E allora ecco il primato della coscienza soggettiva. Lì anche è una ambiguità, perché che cos'è la coscienza? Loro per coscienza, i modernisti, intendono la coscienza soggettiva, a dire quello che piace a me, il mio capriccio, il mio gusto. Allora a me fa comodo abortire, è lecito l'aborto. Fa comodo ricevere delle particelle, nanoparticelle, per evitare una polmonite, e allora è lecito ottenere certi sieri, Farmaci. farmaci. Ebbene, ecco qui. Allora, la coscienza invece oggettiva, la vera coscienza, è quella, il rimorso della coscienza, la voce, quella che mi dice sempre: guarda che la legge di Dio dice non uccidere, tu hai ucciso un innocente e non stai in pace con Dio. Confessati, chiedi perdono, pentiti. Lì, ecco l'importanza, non si può mai agire contro coscienza. Se per me, per la mia coscienza oggettiva, non è lecito fare una cosa, io non posso agire contro coscienza. Se agisco contro coscienza, pecco gravemente, perché vado contro la voce della coscienza, che è Dio, il quale dice alla mia anima, al mio spirito, alla mia coscienza: guarda che quello che stai facendo è male. Oppure, quando non rimorde, bravo, continua così, stai facendo il bene.
Invece i modernisti per coscienza intendono la coscienza soggettiva, quello che piace a me. Allora a me fa comodo e quindi cogito ergo sum. Ecco che è il soggetto che crea l'oggetto e la realtà. Tutto il problema è poi... questo, purtroppo. L'americanismo condannato di cui si parlava prima è esattamente questo. Io mi ricordo che ancora da bambino, era, quando ero giovane, era normale dire ah, ma che americanata, per dire che pacchianata, che buffonata, che cosa kitsch, no? L'insieme di tutte queste parole erano riunite in ma che americanata. E poi siamo stati talmente assimilati che ormai non si usa più dire che americanata, perché purtroppo lo sono diventati. Non dico lo siamo diventati, perché fortunatamente questo ce l'ho sempre avuto chiaro. E adesso invito il professor Amendola, però continuo ad andare avanti, perché tra l'altro, ecco, in questa piccola sintesi sempre che adesso vi leggerò, si parla di scienza e di storia, e in realtà è un lungo brano dove Pio X ci parla sia di scienza che di storia, e mette in guardia da queste concezioni dei modernisti che deformano, distorcono sia la scienza che la storia per i propri fini e per affermare la propria visione dell'esistenza. Leggo. Il fondamento della filosofia religiosa è riposto dai modernisti nella dottrina dell'agnosticismo. Secondo questa, la ragione umana è ristretta interamente entro il campo dei fenomeni, ossia di ciò che appare. Per questo la ragione non può innalzarsi a Dio, né attraverso la scienza, né attraverso la storia. Questi enormi errori furono già formalmente condannati dalla Chiesa nel Concilio Vaticano. In questo modo i modernisti affermano che la scienza e la storia debbano necessariamente essere atei. Qui c'è quindi questo tentativo di cancellare proprio la metafisica, che tra l'altro trova il compimento nel postumanesimo, nel transumanesimo, in tutte queste aberrazioni che stiamo vivendo. Professor Lamendola. Sì, di questo avevo già accennato, di questa intenzione, volontà di sottomettere, tipica del modernismo, del neomodernismo, di sottomettere la dottrina e la fede alla scienza e alla storia. Scienza e storia intese materialisticamente e ateisticamente. Accanto a questo aspetto, che è importante, c'è l'altro aspetto, cioè l'aspetto, chiamiamolo, apparentemente razionalista, che però è passato nella mentalità comune. Tanto è vero che oggi ho sentito in un'intervista la frase: io come scienziato non posso assolutamente che essere scettico nei confronti della religione. Sì, giusto, giusto, ha risposto prontamente il conduttore. Quindi è passata l'idea che lo scienziato, e molti storici si considerano a loro modo anch'essi degli scienziati, si sono autopromossi al rango, no, promosso la storiografia al rango di scienza, nonostante il parere contrario di illustri storici anche moderni, Johann Huizinga per dirne uno, ma l'elenco sarebbe lungo, Jacob Burckhardt. Ebbene, questa idea è completamente passata: o sei scienziato o sei credente. E siccome la cultura moderna è divenuta scientista al 100%, lo vediamo adesso, questa vicenda, con la cosiddetta emergenza sanitaria e col farmaco che vogliono a tutti i costi farci assumere, pare che non ci sia altra verità e altra salvezza che quella che ci dice la scienza, sebbene appunto la scienza in realtà sia molto divisa su questo, ma queste divisioni non vengono lasciate trasparire alla percezione del comune cittadino, si dà per scontato che è evidente che deve essere la fede a inchinarsi, la prontezza con cui, quasi servile, con cui le autorità della Chiesa Cattolica hanno accolto, in certi casi anticipato, i provvedimenti di chiusura, di sospensione delle cerimonie. Scusi, professor Lamendola, ma si può dire, sul filone di August Comte, che la scienza ha preso il posto della religione?
È questo che sta dicendo anche o no? Sì, allora, quando il discorso sarebbe un po' complesso, noi diciamo la religione per intendere il cristianesimo. In effetti il Certo. cristianesimo, dico una cosa che richiederebbe una puntata a sé. Il cristianesimo non è una religione, non è una religione nel senso in cui diciamo che sono una religione, l'ebraismo, il buddismo. No, se è una religione, insomma, l'islamismo, eccetera. Il cristianesimo è una persona, è Gesù Cristo. Ciò che Gesù ha fatto, ciò che Gesù ha insegnato e che poi è stato tramandato dalla Chiesa da lui fondata. Allora, Però una questo volta. non si rischia di dare ragione però ai protestanti con questa affermazione. Il Perché? cristianesimo non è una religione, Gesù Cristo, e poi ognuno se lo interpreta come vuole. Non ognuno se lo interpreta come vuole, ho precisato, e la dottrina è insegnata dalla Chiesa da lui fondata. La dottrina fedelmente insegnata, custodita, tramandata dalla Chiesa da lui fondata. Quindi c'è Gesù e c'è la tradizione, cioè c'è la trasmissione della dottrina di Gesù da parte degli apostoli, da parte dei padri, dei primi grandi padri della Chiesa e dei primi grandi teologi, dei primi concili e via via nel corso dei secoli, magistero che è immodificabile perché è appunto la trasmissione fedele di quella verità originaria. Ecco l'inganno del Vaticano II, non si può aggiornare, non si può. E per lo stesso motivo l'inganno è stato il non aver condannato nulla e nessuno. Abbiamo detto prima, ha detto prima Don Curzio, che la Chiesa afferma la verità e contemporaneamente condanna l'errore. Il primo concilio che non ha condannato nulla e nessuno è stato il Vaticano II. Strano, non ci sono più errori nel mondo moderno? Per esempio, tutti si aspettavano, e a ragione, una condanna del comunismo, che non c'è stata perché poi si è saputo che c'era stato il vergognoso accordo di Metz con il quale la Chiesa era venuta preventivamente e segretamente a patti col regime sovietico. Io non condanno il comunismo, tu permetti ad alcuni rappresentanti della Chiesa ortodossa di recarsi a Roma per dare appunto questa patina di ecumenismo. Questa... Bene, allora stavamo dicendo, il cristianesimo, che non è Scienza e una storia, religione nel stavo. senso... Sì. Prego. No, scienza e storia, Sì, stavo sì. riprendendo il punto della situazione, scusi. Sì, il cristianesimo non può sottomettersi alla scienza e alla storia perché si pone al di sopra del piano del visibile. Scienza e storia, fanno il loro giusto e onesto mestiere nel campo delle realtà visibili. Per il cristiano, la realtà visibile è solo una piccola parte del reale. Questo, per la verità, vale per chiunque facendo filosofia creda nella metafisica. Quindi c'è una coincidenza tra la distruzione della metafisica operata dalla filosofia fin dai tempi almeno di Kant e la distruzione progressiva del contenuto di verità del cattolicesimo che più recentemente è stato operato in particolare dal Vaticano II, ma i modernisti ci hanno provato fin dai primi del Novecento, anzi con l'americanismo fin dalla fine dell'Ottocento. Ricordiamo che secondo il cardinale Martini la Chiesa aveva 2 secoli di ritardo, io dico anche quattro. Ma lui dava la parola ritardo un senso diverso da quello che le do io. Per lui era un ritardo in senso negativo, un qualche cosa che la Chiesa doveva recuperare per mettersi al passo con la civiltà moderna. Io invece penso che fosse il motivo di vanto della Chiesa quello di essere rimasta fedele a se stesso, a se stessa, di aver continuato ad affermare la verità incrollabile di sempre. Resistendo a tutte le sirene, a tutte le tentazioni, a tutte le pressioni interne ed esterne affinché modificasse una serie di suoi atteggiamenti, prima è stato detto giustamente, soprattutto nella sfera, da ultimo, soprattutto nella sfera sessuale, no? Adesso noi assistiamo a questo fatto clamoroso che Bergoglio non è riuscito a provocare finora uno scisma all'interno della Chiesa, nonostante tutto quello che ha detto e fatto, ma pare che lo scisma sia dietro l'angolo per volontà non dei cattolici, tra virgolette, tradizionalisti, bensì degli ultraprogressisti, diciamo pure dei modernisti della Chiesa tedesca, i vescovi della Chiesa tedesca, i quali ritengono intollerabile
che egli per la prima volta abbia puntato i piedi e abbia detto un no alla richiesta di benedizione delle unioni di quel certo tipo che sappiamo. Professor Lamendola, la vogliamo dire la coincidenza che si chiama Marx, questo signore? E qui c'è anche il fatto. Sì, dica, C'è dica, anche il scusi. fatto che ricordava Don Curzio della coscienza oggettiva e della coscienza soggettiva. Da questo anche si capisce che la Chiesa cattolica tedesca è diventata da tempo, in gran parte, non tutta, in gran parte, una Chiesa pienamente modernista, perché ormai dà per scontato che la coscienza è la coscienza soggettiva. Cosa dice la coscienza soggettiva dell'uomo moderno, specialmente dell'uomo evoluto, emancipato del centro-nord Europa o degli Stati Uniti d'America? Dice che nella sfera sessuale io ho la libertà di fare ciò che ritengo che sia giusto e buono per me. Quindi, a loro modo, vorrei dire che sono quasi, se non fosse una parola troppo grossa, sinceri questi signori, questi vescovi tedeschi, i quali dicono, tipo il cardinale Marx, i quali dicono alla conferenza episcopale tedesca, ma perché no su questo? Perché per loro, abituati da decenni a ragionare in questo modo, ciò che è buono per me è buono e basta, ciò che mi dice la mia coscienza va bene e basta, si sono praticamente dimenticati, o hanno voluto dimenticare, che la coscienza del cristiano è una coscienza oggettiva, cioè una coscienza che riceve luce e chiarezza dall'alto, dalla grazia di Dio, e che in nessun caso può andare contro la richiesta di Dio. E quindi sono in tutto e per tutto seguaci di una visione luterana protestante che rivendica la libertà. Del resto, anche l'idea di Lutero, no? Pecca fortiter sed crede fortius, è proprio il trionfo della coscienza soggettiva. Io mi sento di fare così, faccio così, poi chiedo perdono e Dio mi perdonerà. Meno male che di solito i protestanti accusavano i cattolici di ipocrisia con loro andarsi a confessare. Io dico che c'è molta lealtà, molta più lealtà, molta più sincerità in un cattolico che riconosce il proprio peccato e va a confessarsi, che in un protestante il quale lo riconosce, lo fa e poi butta il fardello della colpa sulle braccia di Dio dicendo: ma Dio mi perdonerà se io ho la fede. Questa è la strada comoda, è la scorciatoia disonesta, che è tipica della mentalità moderna. Io faccio quello che voglio. E se non va bene così, alla fine troverò il modo di far sì che le autorità dicano che va bene così. Ci sono riuscite con le autorità laiche da prima, sono passate tutte le leggi che sappiamo, il divorzio, l'aborto, l'eutanasia in molti paesi del nord Europa, e adesso ci stanno riuscendo pienamente anche con le autorità religiose, prima quelle, molto prima quelle protestanti e da ultimo ora lo vediamo anche quelle cattoliche. Pensi, personalmente, io faccio questi video dall'inizio, adesso mi sto mostrando in volto, tante critiche, cose da nascondere, se non ti fa vedere perché nascondi qualcosa e così via, no? La mia era una forma di impersonalità, nel senso di dire la mia persona non è importante, è proprio uno scardinare questa storia dell'individualismo, dell'affermazione a tutti i costi, della società dell'immagine. C'è stato perfino qualcuno che mi scrisse: guarda, proprio non ce la faccio a vedere solo la barba. Detto, ma fa finta di ascoltare la radio, ascolta e non guardare. E questo ha detto: no, no, mi disiscrivo perché proprio per me è un'esperienza terribile. Quanto sono state condizionate le persone dall'immagine, e soprattutto da queste forme di individualismo, al punto che una persona anziana che si mostra a metà volto e che fa un discorso di impersonalità diventa qualcosa di totalmente incomprensibile e disorientante. Prima di continuare con la lettura, volevo chiedere a Don Curzio, siccome adesso poi San Pio X parlerà anche nel modernismo del subconscio, no? La confessione, lei è un confessore ormai da molto tempo. La relazione tra confessione e psicanalista, ma è vero che a un certo punto, dopo il Concilio Vaticano II, c'è stato chi ha cominciato quasi a vedere come equivalente in tutta questa deformazione della tradizione il confessore e lo psicanalista. Mi può dire qualcosa su questo, così?
nella confessione, no? Psiche è l'anima, il sacerdote che cosa fa? Cerca di curare le ferite dell'anima. C'è il penitente che accusa le proprie colpe, il sacerdote come ministro di Cristo che le studia, le ascolta come giudice, le cancella con la soluzione se c'è il dolore, il proposito di non farlo più, oppure certe volte deve negare la soluzione. Però non ci si ferma alla sola confessione, la confessione va poi continuata con la direzione spirituale, in cui si cerca di aiutare l'anima a progredire, di staccarsi dal male, fare sempre di più il bene e avvicinarsi a Dio, arrivare alla santità. Ora, questo lo si faceva con la filosofia ascetica e mistica, con la spiritualità. L'americanismo, modernismo ascetico, dice meno contemplazione, più azione, non si prega più. Allora non si studia più la profondità dell'anima, esercizi di Sant'Ignazio, nulla, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, San Benedetto. Lo studio delle virtù, delle passioni, dei vizi, no, è qualche cosa che non va fatto, niente contemplazione, niente meditazione, e quindi il ruolo del sacerdote, della guida spirituale, i padri del deserto, è stato preso dallo psicanalista. Soltanto che il sacerdote lo faceva gratis, cercava di far fare il bene e di evitare il male, dava la grazia non perché c'era lui, ma come strumento di Dio. Lo psicanalista la grazia non la può dare perché non è un ministro di Dio, si fa pagare perché deve mangiare, mangia di quello. E purtroppo con gli insegnamenti della psicanalisi incita al male e ritira dal bene. Quindi è una direzione spirituale fatta dal maligno, non da Dio. È lo stravolgimento totale. Sì, ma io poi sono anche... Però vado avanti perché parla proprio di questo. Sto facendo oggi un po' diversamente dal solito. Una volta negata, scrive l'enciclica San Pio X, una volta negata la rivelazione esterna, Dio, l'oggetto della religione, deve ricercarsi in un sentimento che nasca dal bisogno dell'uomo della divinità, in quel subconscio occulto e incomprensibile. Così per i modernisti la persona di Cristo deve essere spogliata da tutto ciò che la innalza sopra le condizioni storiche e il sentimento religioso che per vitale immanenza si sprigiona dai nascondigli della subcoscienza è il germe di tutta la religione e di tutte le religioni. Personalmente ritengo che la psicanalisi abbia aiutato proprio la cultura a spingersi proprio nell'individualismo, perché mentre il confessore si rifà a una tradizione, quindi a degli aspetti che trascendono anche il momento presente, a una verità universale pronunciata da Gesù, invece lo psicanalista fondamentalmente deve armonizzare la persona alla società. Quindi credo che sia una spinta proprio all'affermazione dell'individualismo e del benessere personale. E lei, professor Lamendola, una volta l'ho sentita sia dire, ma anche ho letto negli articoli, che la paragonava quasi a qualche cosa di demoniaco la psicanalisi. Ecco, se ci può dire qualcosa, visto che qui anche nell'enciclica si parla di subconscio, di metafisica cancellata. Ci vuol dire qualcosa? Sì, allora prima stavo dicendo che uno dei due aspetti fondamentali della mentalità modernista è questo apparente razionalismo, no? Apparente perché sfocia in uno scientismo che non è vera scienza. L'altra faccia è questo irrazionalismo, questo sentimentalismo, il sentimentalismo che ci riporta al discorso della coscienza soggettiva. Io faccio quello che è giusto secondo me. L'irrazionalismo che ci porta al rifiuto di una verità oggettiva e di una norma oggettiva alla quale adeguarsi o uniformarsi.
La psicanalisi ha, a mio parere, degli elementi che la avvicinano a un basso cerimoniale di magia nera, perché consiste nella evocazione, proviamo a immaginarci, no? La seduta classica con il lettino, lo psicanalista, no? Che in penombra, stando seduto dietro, invita il paziente a scendere nelle profondità dell'inconscio. È una discesa negli abissi tenebrosi, no? Quegli abissi tenebrosi che sono già stati fin troppo celebrati dalla poesia moderna, da Rimbaud, per esempio. Pensiamo al battello ebreo di Rimbaud. Tutta la poesia moderna esprime questo sabba infernale, no? Ciò che viene dall'inconscio, ciò che viene dal fondo fangoso, irrazionale, è ciò che deve essere portato in superficie con un senso di vittoria, di trionfo, no? Perché le norme, le leggi, i doveri, no? Le maschere della società, qui c'è tutto il discorso di Pirandello, la famiglia come stanza della tortura, la società come una continua tortura, l'idea che l'individuo per essere autentico deve attingere al proprio fondo, ma quale fondo? Perché l'interiorità di per sé non solo non è qualcosa di diversa o di incompatibile, tantomeno di incompatibile, ma è qualcosa di profondamente funzionale alla visione cristiana. Tutti i mistici hanno coltivato l'interiorità. E come? E a che livelli? Il castello interiore di Santa Teresa d'Avila. Ma qual è la differenza fondamentale tra la discesa nell'interiorità della psicanalisi, a parte tutti gli altri discorsi, il pansessualismo, l'odio per il padre che indirettamente essa ha alimentato? Qual è la differenza fondamentale tra la discesa nelle profondità dell'io della psicanalisi e quella del mistico, diciamo anche del comune cristiano? Quando il comune cristiano prega, cerca l'unione con Dio. E l'unione con Dio, come dire, metaforicamente, Dio è nei cieli, ma in effetti il luogo, tra virgolette, luogo più certo per trovarlo è in fondo al proprio cuore, il maestro interiore di cui parlava Sant'Agostino. La differenza è proprio questa, che per il cristiano al fondo dell'uomo c'è Dio. Dio è dappertutto ed è anche in fondo al cuore dell'uomo. Quindi è sopra di noi, ma anche dentro di noi. Invece per la psicanalisi, in fondo al nostro, intanto non c'è nessun Dio, quindi nessuna trascendenza, quindi nessuna spiritualità. Una concezione brutalmente materialistica, anche degli istinti, anche delle pulsioni, no? Il complesso di Edipo, l'attrazione per la madre, l'odio, la gelosia per il padre, ma soprattutto c'è l'idea che in fondo, ci sono delle cose magmatiche, misteriose, oscure, per certi aspetti anche paurose, che però sono solo esclusivamente nostre. Quindi non c'è una dimensione luminosa alla quale l'uomo possa rifarsi, non c'è una luce di spiritualità, di bontà, di bellezza, e non può esserci, perché l'uomo è misura a se stesso. Nella visione freudiana, l'uomo è misura a se stesso. E praticamente l'alternativa che lo stesso Freud, con una certa onestà, alla fine ha delineato è quella tra essere afflitti dalle nevrosi, oppure trasgredire la società, trasgredire le norme sociali, però macchiarsi di comportamenti socialmente inaccettabili. Quindi o noi accettiamo la repressione del superio, oppure diamo fondo ai nostri istinti, ma ci mettiamo in una posizione di conflitto con la società. I suoi continuatori, i suoi successori, quelli che oggi esercitano la psicanalisi richiamandosi in qualche modo a lui, sono andati molto oltre perché hanno teorizzato, sulla scorta di Wilhelm Reich e di altri, hanno teorizzato che comunque davanti all'alternativa tra reprimere i propri istinti e diventare soffrire di nevrosi e vivere i propri istinti fino in fondo, che sono istinti incestuosi, violenti, egoistici, brutali, non c'è dubbio che l'uomo, purché non si comporti in maniera tale da farsi mettere le manette ai polsi e portare in prigione, deve assecondare i propri istinti. E questo è veramente infernale perché è come dire agli uomini: fate pure tutto quello che vi piace, non importa se è contro la morale più elementare,
anche contro la ragione naturale. Per esempio, la pedofilia, no? Chiaramente in un soggetto che ha quel tipo di pulsioni, lo psicanalista non gli dirà mai è una cosa sbagliata, gli dirà di gestirla come meglio può, ma se gli capita l'occasione di soddisfare le sue voglie, i suoi istinti senza doverne patire, questo magari non glielo dirà, però gli verrà suggerito come via di un percorso di liberazione, dove la liberazione di cui parlano gli psicanalisti è esattamente l'opposto della liberazione di cui parla il cristiano. Per il cristiano la liberazione è fare la volontà di Dio, che è sempre bene, che è bene oggettivamente, ecco la coscienza oggettiva. Se è bene per gli altri è bene anche per me, se è bene per me è bene anche per gli altri, se è bene anche davanti a Dio. Tutto è bene ciò che viene secondo, fatto secondo la volontà di Dio. Ben inteso, nessun cattolico intelligente accusa chi che sia di avere certi istinti. Avere degli istinti non è una colpa, non è un peccato. Il peccato è assecondare quegli istinti quando quegli istinti vanno contro la legge di Dio. Certo, poi sì, dica, concluda. Prego, prego. No, dico poi adesso con il fatto che sostengono che non è importante il sesso, se si ha il pene non è importante, ci cioè si può sentire tutte queste 70 più distinzioni che hanno fatto, un altro modo di creare confusione soprattutto nei giovani, perché negare anche gli aspetti biologici, vabbè, è una cosa veramente che fa parte purtroppo di questo periodo apocalittico degli ultimi tempi. Allora, andando avanti, Don Curzio, continuo con la lettura, proseguendo anche il discorso del professor Lamendola, perché anche in questa, andando avanti in questa ulteriore sintesi che ho fatto della Pascendi, San Pio X sottolinea questo aspetto dell'individualismo, di un sentimentalismo religioso che è totalmente scevro appunto dalla metafisica, quasi come se fosse i famosi bisogni di Maslow, no? Uno dei tanti bisogni sì, che si hanno, però. E scrive San Pio X: i modernisti individuano l'origine del dogma nelle formule primitive legate al sentimento religioso che si lega ai simboli. In questo modo negano il suo valore assoluto, accusando in questo modo la Chiesa di dare valore alle formule vuote e prive di senso. Quanto siamo qui lontani dagli insegnamenti cattolici. Simili vaneggiamenti li abbiamo già uditi, scusate, condannare dal Concilio Vaticano, in quanto attraverso queste teorie si spalanca la via all'ateismo, all'idolatria delle altre religioni, che attraverso l'accettazione dei loro simboli sono da ritenersi ugualmente vere. Quindi qui inizia un discorso che poi sarà ripreso anche in maniera ampia da San Pio X sull'ecumenismo. E poi ci si può riagganciare tranquillamente al discorso che stava facendo il professor Lamendola ed il percorso molto interessante che nella prima intervista con Monsignor Williamson ci ha indicato un percorso filosofico che poi ha portato dal punto di vista filosofico, e la storia non è altro che filosofia tradotta in esperienza, no? E Monsignor Williamson ci diede questi punti essenziali: Cartesio, Kant, Hegel, no? Per diciamo l'inizio del soggettivismo e l'abolizione della metafisica. Quindi ecco, Don Curzio, se vuole un po' riprendere il bando della matassa, cosa sono queste, l'origine del dogma vista come formule vuote legate a questo sentimento primitivo di cui ci parla San Pio X? Qual è il rischio di tutto questo e di che cosa, a cosa si riferisce San Pio X? Prego, Don Curzio. È la bellezza della Pascendi che è davvero un orologio, una rotella che si unisce all'altra e tutte messe assieme formano un documento, un libro magnifico, un capolavoro, davvero un capolavoro.
e si riaggancia a quello che stava dicendo il professor Lamendola riguardo alla psicanalisi. In pratica, per i modernisti, la religione che cos'è? È il prodotto non di una rivelazione, non di Dio, non di libri sacri come possono essere l'Antico e il Nuovo Testamento, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, ma è il prodotto, un fenomeno dell'esperienza religiosa, esperienza frutto della psicologia individuale. La mia psicologia, il mio sentimento, soprattutto il sentimento che prende il predominio e il primato sulla ragione e sulla volontà, producono in me un effetto, un fenomeno, un'esperienza di una vaga religiosità. Questa è la religione, non è una religione rivelata. Vedete, mi fece impressione il discorso che fece l'allora cardinal Ratzinger un mese prima di essere eletto papa ai funerali di Don Giussani, il capo di Comunione Liberazione. E lui disse: Giussani mi ha insegnato, e hanno collaborato loro al concilio con la rivista Comunio, da lì Comunione Liberazione, mi ha insegnato che la religione non è un pacchetto di verità e di precetti, e invece ci sono 12 articoli del credo e ci sono 10 comandamenti, quindi è un pacchetto di 12 verità dogmatiche e di 10 precetti, ma è l'incontro con una persona, Gesù Cristo. Questa persona che è Dio, è uomo, non è importante. L'importante è che la mia coscienza abbia questa esperienza religiosa. Questa esperienza però viene dal mio sentimento, vale a dire il sentimento è qualcosa che sta al di là della ragione e della volontà. Non è qualcosa di ragionevole, ma è qualcosa che prorompe dal subconscio. Il subconscio è quel qualcosa che sta al di sotto e infero. E nell'uomo c'è anche questo elemento. Nell'uomo siamo fatti di anima e di corpo. L'anima, lo spirito tende a Dio, il corpo ci vorrebbe far scendere verso le cose basse. Lo dice San Paolo, c'è questa lotta. E per cui l'uomo sperimenta in sé questa lotta tra la bestia e l'angelo. Allora, il subconscio che viene dal di sotto, che sta al di sotto della ragione della volontà, per loro però è più nobile, per i modernisti, i quali si rifanno a questo filosofo americano William James. E per cui ecco che un divino, una vaga idea della divinità sentita, non creduta, non conosciuta con la ragione, la fede, amata con la volontà, ma sentita col sentimento, vagamente, che è immanente all'uomo, non è trascendente l'uomo. Ecco il sentimentalismo cieco, involontario, che prende il primato. Padre Fabbro ha scritto molto su questo argomento e lui molto insiste in questo aspetto del modernismo. Sentimentalismo è uno degli elementi basilari del modernismo perché rimpiazza l'intelligenza, la volontà, i rapporti tra fede e ragione, fa dipendere tutto dal sentimento. C'è anche il sentimento nell'uomo, però il sentimento è inferiore, deve essere sottomesso, guidato dall'intelligenza, dalla volontà, aiutata dalla grazia, perché dopo il peccato originale sono ferite in noi sia l'intelligenza che la volontà. Quindi abbiamo bisogno della grazia che risani la nostra intelligenza dalla ferita dell'ignoranza e la nostra volontà dalla ferita della cattiveria. Noi siamo cattivi. È inutile dire che l'uomo è buono, non siamo l'Immacolata Concezione. E il fratellino, quando gli nasce il secondogenito, gli va a mettere le dita negli occhi. Ah, quindi mi smentisce il mito del buon selvaggio, Don Curzio. Selvaggio sì, buono proprio no. Siamo tutto tranne che buoni. Siamo buoni solo arrosti, ma 3 ore dopo la morte cominciamo a diventare buoni. E quindi ecco che il sentimento per noi cattolici segue, e per la filosofia, la metafisica, Aristotele, segue l'intelligenza e la volontà, no, per Giacomo Cartesio, Lutero, il sentimentalismo, il protestantesimo, c'è questo primato. Quindi il primato della subconscienza, Mayer nel 1886, anche questo americano, parla di questo substrato oscuro che è oltre
la coscienza umana, la coscienza oggettiva, è coscienza soggettiva, al di sotto della ragione della volontà, infera, ricca di emotività. Ecco perché l'uomo moderno è così instabile, perché è emotivo. E quindi queste parole che oggi sono abusate, l'inconscio, il subconscio, il subliminale, Kant, il bisogno di Dio, ecco, producono, vengono da questo inconscio. Kant non ha inventato nulla. Sono teorie già cabalistiche che il subconscio, l'inconscio, creano in noi il bisogno di un'entità, una vaga entità, che può essere non trascendente ma immanente all'uomo, anzi, che può essere l'uomo stesso, di qualcuno, qualche cosa, che si può chiamare Dio. Come mia madre, mia nonna mi parlavano della Befana, di Babbo Natale, per farmi comportare bene. E mi ricordo quando ruppi qualche cosa a casa e a 5-6 anni mi dissero che la Befana non esisteva, che non avrei avuto i doni, ci rimasi malissimo. Perché io cercavo di... mi aiutava questo concetto della Befana a comportarmi bene. Così Kant dice: noi abbiamo bisogno di un'idea, di un Dio che ci aiuti a comportarci bene, non essere troppo cattivi. Questo inconscio, poi, con Fogazzaro, che è il lato veramente oscuro e infero del modernismo, peggio di Buonaiuti. Se c'è un autore che va studiato è Fogazzaro, il quale ha frequentato questi ambienti massonici, teosofia, antroposofia, Blavatsky, Steiner, e l'occultismo, molto praticato da Fogazzaro, il quale ha influenzato molto Gallarati Scotti, che è stato il maestro di Roncalli e di Montini. Per cui Kant è la parte esoterica pubblica del modernismo, ma una parte esoterica nascosta è proprio quella massonica, quella cabalistica, e per cui il dogma è solo un simbolo. Questo è il mio corpo, ha detto Gesù. Lutero dice: questo è il simbolo del mio corpo, ma non è realmente il corpo. Non c'è una presenza reale, e l'ostia rappresenta, simboleggia il corpo di Gesù, non è il corpo di Gesù. Gesù invece ha detto: questo è il mio corpo, e la Chiesa così ha definito. Ho finito. Sì, allora in questa conversazione, contrariamente a questi nostri incontri, simposi precedenti, sono andato avanti con queste sintesi cercando un po' di collegarle, no? Invitandovi a commentarle. Ecco, questa ultima spunto che vi do, vorrei che lo commentasse tutte e due, quindi vi pregherei di essere un po' sintetici, tanto poi nei prossimi simposi anche questi stessi argomenti saranno ripresi, perché il Pio Decimo nella Pascendi ti riprenderà e vi dedicherà ampio spazio. Quindi adesso vi leggo quest'ultimo stimolo della Pascendi e poi inviterò a commentarlo, così concludiamo il simposio settimanale. La scienza nega che Cristo abbia fatto veri miracoli e sia risorto ed asceso al cielo, considerando Cristo esclusivamente nella sua realtà storica. È dunque diritto della filosofia o della scienza sindacare l'idea di Dio, dirigerla nella sua evoluzione, correggerla qualora vi si mischi qualche elemento estraneo. In questo modo, i modernisti disprezzano la dottrina cattolica e quella dei santi padri e affermano che la fede deve assoggettarsi alla scienza e accomodare i suoi dogmi alle opinioni della filosofia, avendo inclusa tra i ciarpami la vecchia teologia. In questo modo si adoperano per affermare una nuova teologia tutta ligia ai deliramenti dei filosofi, severissimo però, deliramenti dei filosofi moderni. Cominciamo dal professor Lamendola, prego. Sì, veramente qui si coglie tutta la genialità, la preveggenza di Pio Decimo. Pio Decimo e dei suoi collaboratori, perché materialmente è stato Monsignor Vincenzo Sardi di Rivisondoli, principale estensore, però sotto la guida di Pio Decimo, della Pascendi.
Allora, qui pare di vedere in controluce una serie di teologi contemporanei tipo Hans Küng, Schillebeck, Rahner naturalmente, Casper, i quali battono continuamente su questo tasto, l'umanità di Gesù, l'umanità di Gesù, quindi la storicità di Gesù, quindi il fatto che non si può dire nulla a rigore sulla dimensione soprannaturale. Ma è evidente che a questo punto non c'è più il cristianesimo, non c'è più la trascendenza, Gesù non è più il figlio di Dio, oppure se lo è una questione soggettiva, una questione di fede, fede intesa come sentimento e non come conoscenza razionale derivata dall'unione delle due strade della ragione naturale e della rivelazione divina, la quale non contraddice, ma completa e oltrepassa e illumina la ragione naturale. Quindi è evidente che questo documento è stato profetico e non che, come dire, andare a caccia di fantasmi, perché questa è la versione che oggi la cultura, anche cattolica ufficiale, penso a certe interviste del professor Melloni, ospite fisso di certi salotti televisivi, la scuola di Bologna, tutto il cattolicesimo ufficiale che è progressista, ultraprogressista o anche modernista. Hanno cercato di imbarazzati di spiegarci che Pio X, insomma, è un po' esagerato perché ha creduto che ci fosse un pericolo terribile dove in fondo c'erano solo dei bravi ragazzi pieni di buone intenzioni. Invece lui probabilmente è riuscito a ritardare di 50 anni quel tracollo che poi c'è stato col Vaticano II. Lui conosceva molto bene le forze che operavano all'interno della Chiesa e quindi la sua azione è stata energica perché si rendeva conto che era una battaglia già quasi disperata, perché con la loro capacità di dissimulazione, questi serpenti che si fingevano ligi alla dottrina, ossequienti al magistero e al papa, e anche che ostentavano virtù e una vita pia, e anche di Pelagio, per esempio, no? Ci viene detto questo, che essendo un sacerdote esemplare, con tanta più facilità attirava a sé gli sprovveduti che non coglievano la gravissima eresia insita nella sua predicazione. Mi consenta, caro Cosmo, brevissimamente, di chiarire una cosa che mi. Una specie di scrupolo di coscienza. Io so che ci ascoltano tante persone e tante anime buone che vorrebbero un po' di luce in questo momento di grande confusione. Quando prima ho detto che il cristianesimo non è una religione, ma è una persona, e però ho aggiunto e questa persona, in quello che ha detto, quello che ha fatto, così come ci viene insegnato dalla Chiesa da lui fondata, ecco, vorrei chiarire brevissimamente questo concetto perché lei giustamente ha sentito quasi odore di protestantesimo, no? Allora, la differenza dei protestanti è questa. I protestanti dicono, qui c'è Gesù, qui ci sono io, non c'è bisogno di nessuna mediazione, io mi rivolgo direttamente a lui attraverso un atto di fede e lui non soltanto mi dice quello che devo fare, ma mi perdona in tutti i miei peccati, perché se ho la fede, i peccati mi vengono perdonati, non c'è bisogno di nient'altro. Ha tradotto la Bibbia in tedesco perché ognuno la legga e la interpreti come vuole, quindi ovvio che poi dovessero proliferare numerosissime chiese, tra virgolette, protestanti, perché una volta ammesso il principio della libera interpretazione della scrittura, è evidente che un secondo, un terzo, un quarto Lutero, infatti, Zwingli, Calvino, tutta una serie di riformatori sono nate, una quantità di chiese protestanti che facevano loro questo principio della libera interpretazione. La differenza è questa. Allora, Gesù, che conosceva, che conosce, che Gesù è una persona eterna, no? È la seconda persona della Santissima Trinità, sapeva, sa, la fragilità dell'uomo. Sa che l'uomo ha questo fondo, dopo il peccato originale, attenzione, non originariamente, la creazione di Dio originariamente era tutta buona. Dopo il peccato originale, Gesù sa che c'è questa tendenza, questo fattore della concupiscenza che inclina gli uomini piuttosto al male che al bene. Ecco allora questo discorso della parte oscura, fangosa, del corpo che ci tira verso il basso, no? Dice San Paolo, faccio non il bene che vorrei fare, ma il male che vorrei evitare, che poi è stato ripreso anche da Petrarca. Bene, allora se l'uomo fosse davvero capace di prendere a modello Gesù, e senza altre guide, senza altre
fonti di illuminazione potesse seguirlo, effettivamente sì, avrebbero ragione i protestanti, avrebbero ragione, ma non è così. Non è così, perché l'uomo nella sua fragilità, che è una fragilità fisica, ovviamente, la malattia, la vecchiaia, la malattia e la morte, è una fragilità psicologica, la tendenza a insuperbire o viceversa anche a deprimersi esageratamente, è una fragilità intellettuale, crede di poter capire tutto, no? Pretende di capire tutto, ma in realtà con questa superbia rischia di non capire proprio nulla, no? Sono stati puniti, sono diventati pazzi per la loro superbia, dice in sostanza San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani. Allora, conoscendo queste cose, Gesù ha fondato una chiesa. Allora, innanzitutto si è scelto degli apostoli. Attenzione, li ha scelti lui, non sono stati loro che gli hanno chiesto posso venire con te. Li ha scelti. Ha fondato una chiesa, ha stabilito una gerarchia, perché ha detto a uno di questi, a uno, tu sei Pietro e su di te fonderò la mia chiesa. Quello che tu scioglierai sarà sciolto e quello che tu non scioglierai non sarà sciolto. Poi gli ha detto per 3 volte, pasci le mie pecorelle. Quindi l'affermazione che Gesù è il cristianesimo è una persona va integrata con l'affermazione conseguenziale. È una persona che ha fondato una chiesa e questa chiesa ci tramanda fedelmente ciò che lui ha fatto e ha insegnato. Se si toglie questo aspetto, cade tutto, perché ecco il modernismo, no? Ecco la pretesa di interpretare Gesù ciascuno secondo il proprio sentimento. Loro abbiamo Renan, abbiamo Loisy, abbiamo Tyrrell, abbiamo Buonaiuti e poi tutta la schiera dei neomodernisti. Ormai si fa prima dire chi non è neomodernista che non a dire chi lo è, perché lo sono i vescovi di oggi lo sono praticamente quasi tutti, i teologi, perlomeno quelli che vanno per la maggiore, lo sono praticamente tutti. Ma questo è un inganno, è un far credere all'uomo di essere da più di quello che è, cioè non semplicemente creatura bisognosa del suo creatore, ma di essere lui il centro di tutto. Ecco la diabolica falsificazione della teologia della svolta antropologica e della riforma liturgica che mette l'uomo al centro dello spazio sacro, mette l'uomo al centro del rapporto con Dio. Sì, Analoga. a questo punto Don Curzio le chiedo, perché senza riagganciarsi a quanto ho letto, perché tanto continueremo con i simposi sulla Pascendi, molto importante il chiarimento che ha fatto il professor Lamendola. Se vuole riagganciarsi proprio al suo discorso e dare una chiusura, prego. Pienamente d'accordo. Direi che uno dei teologi che ha molto insistito in maniera molto velata, molto nascosta e quindi molto pericolosa è Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo, Cristo storico, Cristo della fede. La fede della comunità cristiana fa di Gesù Dio e quindi gli attribuisce la risurrezione, ma è un concetto soggettivo. Gesù è risorto realmente, oggettivamente, questo non si può dire, non si può negare, non si può dire. E questo libro stampato quando lui era giovane teologo è stato ristampato quando era papa con sua prefazione, non smentito. E ricordiamoci quello che abbiamo visto l'altra volta, la reazione dei suoi professori Schengen-Lappel. E quando uscì la Humani Generis di Pio XII, 1950, 12 agosto, che è la seconda parte della Pascendi, la condanna del neomodernismo. Schengen prese questa enciclica e la buttò sulla sua scrivania e poi andò a sfogarsi istericamente al pianoforte perché proprio non la sopportava. E lì c'è tutto il dramma, proprio il modernismo che ha stravinto. E quanto sia più pericoloso il modernismo di Ratzinger rispetto a quello di Bergoglio, perché è più nascosto, inganna di più, è pio, è raccolto, è signore, educato, intelligente, l'altro è rozzo, è uno scamiciato, un peronista di sinistra, e quindi suscita un po' l'antipatia. Quello che diceva Bossi, che differenza passa tra me e Berlusconi se ci mettiamo in canottiera? Che io sembro un muratore e Berlusconi un massone. Fantastico, bellissimo. Va Non era bene, allora così.
Salutiamo gli amici del Toro, professor Lamendola, se vuole salutare. Bene, un caro saluto a tutti, speriamo di conservare la speranza cristiana e l'equilibrio psicofisico, perché ci stanno costringendo a vivere ad ognuno a questa parte in condizioni che mettono le persone seriamente in difficoltà. Quindi coraggio, non scoraggiamoci, il bene è più forte, Gesù Cristo è più forte e ci ha detto: vi lascio la pace e vi do la mia pace, gliela Bravo, do bravo, non professore. come la dà il mondo. Bravo, bravo, professor Lamendola. Proprio. Dobbiamo finire sempre con incoraggiamento, ma soprattutto con la benedizione di Don Curzio Nitolia, se vuole benedire gli amici che ci stanno guardando e tutti noi, ovviamente. Li benedico volentieri, benedizio Dei Onnipotenti, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda super vos et maniat semper. Amen. E come esempio prendiamo quello di Abramo, che sperò contro la speranza. A 100 anni non aveva ancora un figlio, Dio gli aveva promesso una discendenza numerosissima, e ecco che la moglie 90enne gli dette il figlio Isacco a 100 anni. Quindi Grazie, grazie Dante. non perdiamo mai la speranza. Mai perdere la speranza. Quindi con questi messaggi di pace e di speranza concludiamo questo simposio. Vi rimando alla prossima settimana per questo appuntamento fisso. Ringrazio, è doveroso, gli amici dell'Accademia Adriatica di Filosofia. Vi invito a frequentare il blog di Don Curzio, ma quella è una miniera. Andate e vi renderete conto da soli. E per il resto concludo con il canonico saluto. Un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma dico, oh, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.